Dalla redazione di LecceNews24.it, buongiorno, ben ritrovati con le nostre breaking news. È finita con un arresto, una rapina messa a segno nella giornata di ieri in un negozio di prodotti agricoli di Taviano. Poco prima della chiusura un uomo si è presentato fingendosi un cliente, ma poi si è fiondato sulla cassa con l'incasso di giornata. Ha raffato il bottino, si è dato alla fuga. Pochi minuti dopo l'uomo, un 33enne, è stato rintracciato in zona stazione ed è stato arrestato dalla polizia. Il 2017 inizia con una riduzione della cassa integrazione in provincia di Lecce. Nel primo report sul mondo del lavoro diramato da UIL emerge come a gennaio le ore di cassa integrazione in Salento siano diminuite del 68%, in Puglia si registra un marcato calo, mentre il dato nazionale parla di un meno 19%. Per il segretario di UIL Lecce, Salvatore Giannetto, si tratta di un dato che risente delle ultime riforme, ma la ripresa economica è ancora lenta. Incontro tecnico nella giornata di ieri tra ANAS e Regione Puglia sul tema della strada statale 275. L'azienda ha spiegato come intende procedere i lavori per il primo lotto di strada sino alla zona industriale di Montesano. Incertezza invece sull'ultimo tratto fino all'Euca. Dura la replica dell'avvocato Quinto, difensore delle imprese Matarrese e Coadisel. Mancano le intese, dice, ANAS non può fare tutto da sola. Voltiamo ancora argomento, conferenza stampa affollatissima nella sala consigliare del comune di Martano, alla presenza dell'architetto Stefano Boeri in occasione della rassegna Agora Design. Il noto urbanista ai nostri microfoni ha detto la sua sulla necessità di costruire spazi urbani più moderni e in linea con gli standard europei. Questa mattina poi Lectio Magistralis di Boeri sul tema architettura e idee. E concludiamo con la pagina sportiva. Alle 14.30 il Lecce torna al Via del Mare per affrontare la Vibonese. Un vero e proprio testacoda tra la capolista e la penultima in classifica. Mister Pasquale Padalino dovrebbe confermare l'11 titolare che una settimana fa si è imposto a Reggio Calabria. Perucchini tra i pali, quindi in difesa Ciancio, Cosenza, Giose, Agostinone. In mezzo Costa Ferrera, Rigoni e Mancosu, mentre in attacco confermato Michele Marconi con ai lati Pacilli e Dumbia. Anche per oggi è tutto con le nostre breaking news, notizie, aggiornamenti da Lecce e Salento. Le trovate in tempo reale sul nostro sito www.leccenews24.it. Grazie e buon fine settimana.